The Master è diverso il genere, è anche un po', appunto, come dicevamo prima, è un po' più prolisso e fa molto più spiegoni superflui. Ce l'abbiamo fatta. Non c'è bisogno di chiederselo. Sai bene che abbiamo vinto. Ben fatto, Toshiro. Yeah, ci siete proprio niente mangi, sai? Mai come al mio livello, ovvio, ma chi lo è? Capisco. Perciò è finita. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Wow, per una volta è Toshiro a guidare l'hype train. Toshiro si è fatto valere e ha combattuto dettando le sue condizioni. Data la sua situazione, deve essere terribilmente sollevato che ci siamo riusciti. È finita, finalmente abbiamo in pugno la mente che orchestrava tutto quanto. La nostra lotta è un punto di svolta, preparati al castigo finale. Che tu sia maledetto, Toshiro Kasukabe. Quante volte ancora dovrai intralciarmi? Ogni volta che sarà necessario, non mi faccio più problemi a lottare per ciò che è giusto. Ben detto, quindi perché non ti fai un favore e non ti arrendi subito? Sono spacciato. Sono spacciato! Ehi, Gian, ho iniziato oggi il mio primo Persona 3 FS. Secondo te è meglio di Portable? No, Net. Avrai un sacco di problemi. Perché giocare a Persona 3 FS oggi, quando è uscito 2 giorni fa Persona 3 Reload? Non ha veramente senso, Net. Cioè, da persona che ha giocato praticamente tutti i Persona, ti dico, buttati sul Reload. Se vuoi goderti Persona 3 senza bestemmiare perché non puoi controllare i compagni di squadra, oppure senza bestemmiare perché non puoi fondere i Persona come ti piacerebbe, giocati Reload. È questo che speravi sentire? Non spendo 70 euro per un gioco di 10 anni fa. Net non è un gioco di 10 anni fa. Non si tratta dell'ennesima remastered di The Last of Us o dell'ennesima remastered di Skyrim. Si parla letteralmente di un gioco uscito 20 anni fa, con tutti i problemi che aveva 20 anni fa, con tutte le limitazioni tecniche che aveva 20 anni fa, con tutte le ingenuità di gameplay che aveva 20 anni fa, che è stato completamente preso e rifatto. Di originale, cioè di quello che c'era del gioco di 20 anni fa, c'è soltanto la trama. I personaggi. Ma il gameplay riceve tutte quante le evoluzioni che ha avuto in 20 anni della saga di Persona. Quindi tutte quante le migliorie che ha ricevuto tramite Persona 5 Royal e Persona 5 Vanilla. E tutto quanto quello che il comparto di Atlas è riuscito a ottenere. Come anche tutta una serie di aggiunte che in Persona 3 FES mancano e che in Persona 3 Portable mancano. Quindi non è letteralmente un gioco di 20 anni fa ripagarlo uguale oggi. È letteralmente prendere un nuovo Persona. Per te è prendere un nuovo Persona, perché la trama di Persona 3 non la conosci. Poi, se a te non te ne frega un cazzo di bestemmiare perché il gameplay è mediocre e perché determinate cose che oggi si danno per scontate a livello di semplicità e di aiutare il videogiocatore, non parlo di facilitazioni, ma proprio tipo perché cazzo non posso controllare i miei compagni di squadra. Se queste cose non ti danno fastidio, buttati su Persona 3 FES e buon viaggio. Ma altrimenti, a mio avviso, Persona 3 Reload vale assolutamente la pena. Tutto qui. Non è Skyrim. Quella è una truffa. Quella è una cazzata. The Last of Us. Anche quella è abbastanza una cazzata. Ricomprarlo oggi, perché The Last of Us 2 è lo stesso gioco uscito quanto? 4 anni fa? 3 anni fa? Persona 3 Reload è un gioco di cui viene fatto un remake 20 anni dopo. È un po' diverso. È questo che speravi di sentire? Correggetemi se sbaglio, ma sembra vi siete divertiti, eh? È ridicolo addossare su quest'uomo tutta la colpa e giocare a fare i ribelli. E ora che ricordiate il vostro crimine. La verità. E qual è la verità? Quella vera, però?
Tartarus? E ora che succede? Erina. Esatto. Io. Fuck. È finita. Per me è finita. Ehi, hai saputo di Nakabachi? Ma certo. Sai, ricordo che una volta mi ha guardato in modo veramente viscido. E tu sapevi che una volta quel vecchiaccio mi ha abbassato il voto finale per insubordinazione? Ehi, non vuol dire che anche noi siamo sue vittime? Già, dovremmo fargliela pagare. Non buttarti giù, Toshiro. Non che non capisca come ti senti. Pulisco gli occhiali e arrivo. Stava andando tutto bene, finché non abbiamo convinto gli altri studenti ad affrontare Nakabachi. E una volta portati dalla nostra parte, ci siamo ritrovati con l'intera scuola che gli dava la caccia. E alla fine, persino chi non aveva motivi validi per recriminare ha iniziato a chiedere la sua testa. Onestamente, sarei proprio stupido o persino crudele se tutto questo non mi toccasse. È vero. Mi dispiace. Scusate. No, non sto dando la colpa a te. La colpa è di chi si è mobilitato in massa per linciarlo. Ho saputo che alcuni studenti l'hanno persino seguito fino a casa, tormentandolo per le cose più stupide. L'hanno accusato per le punizioni ricevute, o per i loro brutti voti, adducendo le scuse più disparate. Volevamo soltanto che venisse giudicato adeguatamente per i crimini che aveva commesso. Pare che Nakabachi sia deciso a restare rintanato in casa, tranne quando viene convocato per un interrogatorio. Alcuni dicono che stia per crollare a causa di tutta questa pressione. Forse mi sbagliavo sulle capacità di autocontrollo delle persone. Perché trovando le parole giuste per esprimere un messaggio etico, alla fine non è possibile farlo recepire. Toshiro, è troppo presto per demordere. Proviamo a riparlarne domani con tutti quanti, ok? Sì, buona idea. È nostro dovere farlo. Facciamo tutto il possibile finché non sarà finita per davvero. Sì. Grazie, Toshiro. Finché restiamo uniti possiamo farcela. Ribalteremo la situazione, vedrai. Senpai. E stampale un bacetto. Il treno espresso arriverà a momenti. Si prega di non oltrepassare la linea gialla. Che cazzo fa sto qua? Oh! È mortuta. I should write that down. È morta. I should write that down. Beh, ce l'aspettavamo che Rina in realtà fosse morta, tipo. Treno Kun ha fatto un'altra vittima. E infatti è finita in un mondo isekai. Quello era... Esatto, io... No, qual è il problema, Toshiro? Ti vedo un po' in difficoltà.
Pensavo non ti facessi problemi a lottare per ciò che è giusto. Smettila. Non credo proprio che lo farò. Ricordi che bella sensazione hai provato quando hai messo una cabace alle strette? Una legittima crociata per rovesciare un tiranno? Riunire coloro che sono stati vessati in nome della giustizia? Perché non guardi in faccia la realtà? Hai aizzato la folla contro Nakabachi e a causa delle tue azioni, Natsuhara... Smettila! Ti prego, basta! Nakabachi, i tuoi compagni e persino Natsuhara... Posso solo immaginare quanto ti disprezzino. Devo ammetterlo, è stato uno spasso vederti arrivare così spavaldo, del tutto ignaro delle tue azioni. Razza di furfante, qual è il tuo obiettivo? Come ti viene bene la voce da stronzo, è per questo che ne faccio tanti. Forse dovreste essere voi a farvi un esame di coscienza, ladri fantasma di cuori. Ehi, per te siamo gli sbudi, Halls. Al massimo i criminosi. Vi rendete conto che siete in parte responsabili della squallida situazione di Toshiro, vero? Un ladro è sempre un ladro, dopo tutto. E credetemi, i vostri ideali infantili hanno mandato il mondo in marora. E fatti vedere. Che paura. Immagino che il vostro piano sia costringermi ad aderire alla vostra presunta ribellione. Risparmiaci la predica. Se hai un problema con noi, affrontaci faccia a faccia. Su, su, non c'è fretta. C'è ancora molto da dire a proposito di questa sordida storia. Ci incontreremo di nuovo quando tutta la verità sarà venuta alla luce. Tutta la verità? Questo ovviamente solo se quello smidollato avrà ancora la volontà di combattere. Fino ad allora rimarrò ad aspettarvi con la fonte di tutto questo dolore. Maledizione, ma di che cacchio stava parlando? Ehi, ragazzi, Erin è sparita! No, è morta, Futaba. La fonte del dolore. Che abbia qualcosa a che fare con Erina. Direi che, a giudicare dalla situazione, potrebbe averla rapita. Allora dobbiamo salvarla. Troviamola prima che... Ehi, tu. Ti stavamo cercando. Un momento, cosa? Ti abbiamo trovato. Finalmente ti abbiamo in pugno. A pezzo di merda! Fatti sotto, vieni qua che ti corco. Ehi, calmi. Dite cose senza senso, ragazzi. Ma cosa dici? Ma cosa mi dici mai? Il sovrano di questo mondo, la fonte di tutti i mali, è finalmente qui davanti a noi. Sul serio? Cosa sta succedendo? Sei nostro. Toshiro Kasukabe. Sei stato tu a portarci alla rovina, Toshiro Kasukabe! Pensavo che fosse Nakabachi il sovrano di questo regno. Se solo potessimo finalmente sbarazzarci di lui. Vieni qui, Kasukabe! Sì, è tutta colpa sua! Io non ho fatto niente di sbagliato! Bastardo di un Toshiro, hai rovinato tutto per i tuoi interessi. Non sarebbe mai successo se quel verme non ci avesse provocato. Preparati, presto pagherai per i tuoi crimini. Accidenti, ma che diavolo sta succedendo? Let's go. Ricevuto, risolviamo questa cosa e poi andremo a salvare Erina. C'è azzeccata anche stavolta. Beh, non è che fosse la trama più imprevedibile della Terra, eh? Resisti per sei... Ah, se devo resistere per sei turni. Direi che cominciamo subito, va? Di quanto si muove lei? Lei può arrivare fino a... fino là sotto. Mentre invece il nostro Danny... più avanti. Sì, più avanti. Più veloce Danny. Quindi direi che con... e... bra. Guizzo.
facciamo così. Così, e ci liberiamo di ste due. Penso che ugualmente mi giocherò PES, visto che avevo già in programma di giocarlo prima ancora del rilascio di Lode. Se tutto mi garba, gioco l'intera serie e prendo in considerazione il Lode. Ci sta, Net. Dopodiché, con lei, famo. Allontaniamo lui. Con lei facciamo questo. Mentre invece con... Ah, lei è ancora viva. Ouch. Sai che si fa fatica a finirlo stasera? Può darsi. Così prendo loro. Ci leviamo dalle palle. Dipende quando andiamo avanti, Darklight. A quello lì non ci arrivo. Ci mettiamo... Dove possiamo metterci in copertura qua? Come cazzo ho fatto a prendermi? Ok. Altri rinforzi. Questo triggera un crit. E con N... possiamo fare... No, non ci arriviamo! A meno che noi non facciamo Margidine? No. Se facessimo Fan Fatale... Resiste. In questo modo io posso fare questo... Dov'è il coso? È lì. Con lui facciamo... No, con Ryuji facciamo questo. E con... Ma guarda, Bayrex, io ormai non dormo più la notte. Mm-hmm.
Io sono tanti. Sconfiggi i nemici 9 volte. Nessuno finisce da po'. Dovremmo prenderli. No, non sono sicuro ci sia un angolo giusto. Sì, questo. No, di uno. Così. Così li prendiamo entrambi. Non muoiono? Per caso cerchi editor? Non lo so. Perché dei miei editing se ne occupa Mirko. Solo che Mirko sta lavorando un botto. Prova a sentirti con Mirko dalle Marche se ha bisogno di una mano. Lo trovi come Handshot qua su Twitch e su Instagram. Handshot. Prova a chiedere a lui se magari ha bisogno di una mano. Altra brutta gente. Grazie Futaba. Get ready. What's it seems like a bad idea. Persona! This is the end. All right. I've had enough of this. Nice cover! Come on! Right on target! That's all right, let's do this! This seems like a bad idea. Now it's my turn! No, non ci arriva. Si muove troppo poco. Ciao Sassobi, Sassoboy.
Grazie Sasso Boy, grazie per il sub. Cosa stai facendo? Fatto tutto? How you like them apples? Sì, fatto tutto. Cerbero, una garage. Il boss che è? Beh, lo scopriremo.